cosa significa ragoûté? Ragoûté in francese significa un piatto buono, un sapore buono, soprattutto una pietanza cucinata molte ore. Da ragoûté potete immaginare, anche per quello che vi ho detto, che deriva la parola ragù. Questa parola è stata portata dai Borboni a Napoli e infatti sappiamo tutti che il ragù napoletano è un piatto molto importante della cucina italiana. Ma non solo a Napoli si fa il ragù, si fa anche in Emilia e in particolare a Modena c'è una famiglia, la famiglia Cremonini, ha realizzato industrialmente il ragù montano. Questo ragù è stato realizzato su una formula, su una ricetta assolutamente domestica, così come voi fate il ragù a casa. E allora che cosa abbiamo fatto noi screanzati? Siamo andati a violare la casa della famiglia Cremonini e abbiamo trovato la signora Tina Cremonini che fa il ragù. Guardate. Siamo venuti ad invadere la cucina della signora Tina Cremonini che, guardate un po', sta facendo il ragù. Signora, che cosa c'è in questa pentola? Allora, su questo tegame c'è l'olio, la cipolla, le carote e il sedano. Questo per fare... Per fare la base per il soffritto. Il soffritto? Fare sì. Bene. Dopo fatto il soffritto? Dopo fatto il soffritto si fa rosolare bene e si aggiunge il macinato di manzo, di maiale e si fa cuocere per un quarto d'ora, 20 minuti. E poi? E poi va messo il pomodoro. Quanto deve stare sul fuoco il ragù emiliano? Il ragù emiliano deve stare almeno 3 ore. Ci vogliono 3 ore. Questa stessa ricetta della signora Tina Cremonini, una ricetta domestica, una ricetta casalinga del ragù emiliano, è stata in pratica rifatta e trasportata all'interno di questa confezione dall'industria montana. Vi dimostriamo come. Da casa Cremonini, in quel di Modena, siamo venuti qui a Rieti, presso l'industria di montana, per vedere sulla stessa ricetta come si fa industrialmente il ragù montana e ne parliamo con Maurizio Motti. Buongiorno. Allora, ma è vero la stessa ricetta di casa si può realizzare a livello industriale? Abbiamo scelto di fare il ragù montana seguendo la ricetta come si fa a casa. E quelli che vedo lì sono tutti gli ingredienti? Assolutamente sì. Ed allora andiamo a vedere, anzi a verificare, se davvero la ricetta domestica si può realizzare a livello industriale. Questi sono gli ingredienti. Partiamo dall'olio di semi, le verdure tritate, la carne di bovino, la carne di suino e il pomodoro. Qual è la prima fase? Come si fa a casa, noi per fare il soffritto, che è quello che solitamente con cui si inizia a casa a fare il ragù, andremo a introdurre nel nostro gigante tegame industriale l'olio e poi le verdure. Adesso si vede un impasto di olio e verdura che sta cuocendo. Dopo si vedrà la carne cruda che inizia a miscelarsi con il soffritto e dopo manca solo un'ultima fase che è quella dell'aggiunta del pomodoro e in totale possiamo considerare che in 40 minuti, tre quarti d'ora è pronto. E adesso questo ragù dove va? Con un apposito sistema di condutture scende qua e poi lì dove viene riempito. Tutta la linea produttiva, che tipo di controlli si fanno? Di controlli ne facciamo veramente molti. Lungo tutto il processo abbiamo controlli in continuo che riguardano la grappatura, cioè la sigillatura della scatola, la sterilizzazione, quindi i tempi e le temperature necessarie ad effettuare una buona sterilizzazione e poi ci sono tutti quei controlli, i raggi X, tutte le scatolette per evitare la contaminazione dei corpi estranei vengono passate attraverso moderne macchine raggi X e quindi tutti i controlli successivi, chimici, microbiologici, anche test organolettici
che vanno a garantire la salubrità e la conservabilità del prodotto finito. Qua avviene la sterilizzazione, è una fase molto importante del nostro processo. Quindi nel prodotto non ci sono conservanti? Esattamente. Noi abbiamo puntato a fare una ricetta con ingredienti naturali e senza conservanti. Qui siamo nella fase finale, quella del confezionamento, dove le scatolette neutre vengono vestite della loro etichetta. Quindi se io prendo una scatoletta è consumabile subito? Assolutamente sì. Ed allora? Buon appetito con il ragù montano!